Le criptovalute o monete digitali sono monete elettroniche che esistono solo su internet e possono essere utilizzate come mezzo di scambio o come investimento finanziario. Tra queste la più famosa è sicuramente il Bitcoin, nato nel 2009 da uno o più inventori sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. A differenza delle valute tradizionali come il dollaro o l'euro, il sistema Bitcoin non fa uso di un ente centrale né di meccanismi finanziari sofisticati. Non ci sono intermediari come ad esempio le banche nazionali o centrali, ma il suo valore dipende solo dalla legge della domanda e dell'offerta. La logica è semplice: più utilizzo se ne fa, più il valore aumenta. Nel 2009, quando è nato, un Bitcoin valeva un dollaro. Oggi vale circa 44.000 dollari. Già da tempo attraverso i Bitcoin è possibile acquistare merci e servizi tangibili e non. A Cipro, ad esempio, si possono pagare le tasse universitarie, mentre a Zurigo si fa lo stesso per la sanità e i trasporti pubblici. El Salvador, qualche settimana fa, ha adottato il Bitcoin come valuta legale insieme al dollaro. Tra i vantaggi di questa criptovaluta ci sono transazioni velocissime e spese minime. Nei contro troviamo invece una grande volatilità, quindi variazioni di prezzo anche molto importanti in brevi spazi di tempo e il rischio di perdere l'intero capitale investito nel caso in cui venisse smarrito o hackerato il supporto informatico che contiene i Bitcoin oppure le password. Se non si è esperti del settore e si vogliono comprare criptovalute, è sempre meglio affidarsi a exchange, cioè intermediari finanziari esteri che per storia e volume di transazioni possono ritenersi affidabili, sempre con grande prudenza.